Anziani in fila al Codma di Rosciano per la somministrazione del siero anti-Covid. Oggi doveva prendere il via in contemporanea anche la vaccinazione per il personale scolastico, docente e non docente, fino ai 65 anni. Ma come ci ha spiegato il direttore dell'area Vasta 1, Romeo Magnoni, c'è stato un problema nella piattaforma di Poste Italiane. Avvio lento anche nel resto della regione a causa di una sovrapposizione nelle prenotazioni con gli anziani che sul sito web hanno occupato i posti dedicati al personale scolastico. A Fano, nonostante la consegna in mattinata delle fiale per i 70 professori già prenotati, è stato deciso di rinviare tutto a domani. Si partirà a Pesaro, al centro sociale Monaldi. Oggi quindi, nella sede della Protezione Civile, proseguita la profilassi per gli over 80. Com'è andata? Sta bene? Tutto bene, tutto bene. È contenta di essersi vaccinata? Sì, 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 sì. È un po' più tranquilla adesso? Adesso più tranquilla, un pochino, tanto qui... Si fa. Bisogna farlo, no? Sì, ho fatto adesso, un pochi minuti fa. Sono stati bravi, accoglienti? Molto, molto, molto bravi e molto gentili. Voi tutto bene? Sì, per il vaccino, sto bene. Ecco, cosa ne pensate di queste vaccinazioni? Per fortuna sono partite. Per fortuna, ma speriamo che accelerino, speriamo veramente che vengano fatte più velocemente. Anche per uscirne il prima possibile. Ecco, il prima possibile, sì. Un parere suo, signora, se possiamo. Ecco, lei cosa ne pensa di queste vaccine? Riusciremo ad uscirne per l'estate? Io lo spero tanto per tutti e soprattutto per chi ha il lavoro, cioè c'ha il lavoro estivo, che dovrebbero sollecitare a fare questi vaccini. Da oggi siamo tornati in zona arancione, ho ancora un po' di restrizioni. Purtroppo è così, speriamo che tutti rispettino queste regole, perché da quello che si vede in televisione sono un po' delusa questa volta. Di dov'è lei? Pergola. È venuto giù accompagnato da qualcuno? È venuto giù solo? Da mio figlio. Com'è andata? Si è trovato bene con il personale sanitario? Molto bene, molto bene. Tutto organizzato bene. Mi è soddisfatto? Molto. È andata bene? Sì, sì. Okay. È contenta di aver fatto il vaccino? Sì, si deve fare. Adesso siete un po' tutti più tranquilli anche in famiglia, immagino. Sì, 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 siamo più tranquilli. Abbiamo vaccinato lei e il marito che ha 92 anni, almeno siamo un po' tutti più tranquilli. Anche perché la preoccupazione per i nostri anziani, insomma, c'è sempre stata e continua purtroppo ad esserci. Sì, sì, l'allerta è continua per ogni contatto che hanno. Devo dire che l'organizzazione del servizio è stata perfetta, anche mia madre che non è autonoma non abbiamo avuto nessun problema, quindi ringraziamo sicuramente la Protezione Civile, l'Area Vasta e il Comune di Fano che hanno organizzato questo servizio.